Una bella iniziativa parte qui a Barbania in favore dell'associazione di volontariato. Sì, una bella iniziativa che vede una sinergia tra un privato, questa azienda mascherine.it, grazie al dottor Fabio Betti di Milano, e un comune e le associazioni di volontariato che veramente ringraziamo perché già sempre sostengono i nostri territori, i nostri comuni, e in questo momento di pandemia, anche nonostante le difficoltà, non si sono mai fermate. Quindi riuscire a fare un'iniziativa come questa, mettendole in sicurezza, producendo e dando le mascherine gratuitamente a tutti i volontari, è un'iniziativa molto importante, per la quale ringrazio veramente il sindaco, l'azienda, quindi nella figura dell'amministratore delegato, il dottor Betti, e anche, diciamo, Gloria Mazzoni e le altre persone dell'amministrazione che hanno tenuto a portare avanti questa iniziativa molto importante. Credo che sia veramente anche un buon esempio anche per altri comuni che possano seguire questo esempio, perché i volontari sono veramente le colonne portanti dei nostri territori. Francesca Bonomo qui non soltanto come parlamentare o come cittadina, ma anche come volontaria di diverse associazioni. Sì, in passato, adesso purtroppo il ruolo che svolgo non mi dà l'opportunità di avere abbastanza tempo da dedicare per il volontariato, però sì, anch'io sono stata volontaria, anzi non rinnego, e credo che anzi sia un'esperienza che accresce e che ti forma anche nel futuro, ti dà una visione diversa anche dei problemi delle persone, degli altri, anche un modo di confrontarti, di atteggiarti anche ai problemi in maniera più pragmatica e più vicina, anche empatica verso le persone. Quindi infatti per questo li ringrazio, perché so che cosa vuol dire mettersi a servizio degli altri, so quanto tempo anche rinunciano magari alle proprie famiglie per dedicarlo alla comunità, e quindi credo che sia veramente un ringraziamento che si deve fare sempre ai volontari in ogni momento, ma in questo momento di pandemia ancora di più, perché veramente questa pandemia ci ha reso più soli. Quindi il fatto che loro continuino anzi a stare vicino anche a chi è malato e chi è in difficoltà è veramente un valore importante. Volontariato impegnativo in questo periodo pandemico, in questo lunghissimo periodo pandemico. Voi comunque assistete le persone che hanno necessità di spesa e gli anziani? Sì, noi già questo, non per sfortuna, questo tipo di pandemia, però prima lo facevamo. Io sono il presidente del gruppo dei volontari, dove davamo un pochino assistenza agli anziani, si portavano dalle visite mediche e si faceva anche giocare a tombolo, a carte. Adesso questo non c'è più, almeno per adesso, però abbiamo sostituito in modo molto forte questo tipo di aiuti, che sono appunto fare la spesa, andare in farmacia, assistere un pochino come possiamo, perché ce ne sono tanti, ma lo facciamo volentieri, lo facciamo con amore, e tutti coloro che del gruppo che si sono così proposti, siamo tutti una bella squadra, siamo sempre contenti e felici di fare quello che facciamo. Una bella iniziativa, che sappiamo che sotto sotto questa iniziativa c'è Gloria Mazzoni. Bacioni bacioni come al solito a tutti voi, la sicurezza. Noi siamo partiti, io ho fatto la quarantena, ho avuto il coronavirus, l'ho sconfitto con tenacia, però ho visto le mie amiche e i miei amici venivano e mi portavano da mangiare, mi portavano la spesa, e ci siamo preoccupati della loro sicurezza. Devo dire che il dottor Betti, che è titolare della mascherine.it, che è stato intervistato da me a lungo sulle come scegliere le mascherine, come funzionano, ha avuto un'idea veramente bella, perché già conosceva Barbania, era venuto qui anni fa per le serate dorvettiane del gruppo culturale. Lui si deve sposare, gli facciamo tanti auguri, e ha deciso di fare un'opera buona, una buona azione. Quindi ci siamo gemellati in sicurezza, grazie, con mascherine.it. Sono queste, sono fantastiche, ce n'è arrivata una vagonata, grazie ancora, e quindi siamo il primo paese d'Italia che mette in sicurezza i suoi preziosissimi volontari. Questa è la storia. Noi qui abbiamo Esther Smeriglio, che rappresenta il gruppo volontarie, e non soltanto loro portano i pacchi del cibo nelle famiglie, ma anche dagli anziani, e in più sono quelle responsabili del servizio dell'ASL nostro interno, dove sistemano, mettono in sicurezza per quando dobbiamo andare a fare i prelievi. Quindi nel ringraziare il sindaco di Barbania, Giuseppe Dorvetti,
Francesca Bonomo, che c'è stata madrina in questa magnifica, stupenda, sicura iniziativa. Mi raccomando, mascherine, soprattutto, sicurezza. E che dire da Barbania? Grazie Barbania che ci sei. Grazie dottor Betti da Milano. E ragazzi, vedrete che ce la faremo. Ci fa per finta, ma è arrivato, vero? Saluti.